Non voglio commentare niente, devo solo dire che sono incazzato. Sono incazzato talmente tanto per la squadra, perché io la prima volta sono stato esonerato e nessuno ha mai scritto gli episodi arbitrali a sfavore, e tra cui due calci di rigore il primo tempo, io ce l'ho tutti documentati, a Follonica dove abbiamo perso. Oggi ci sarà qualcuno che dice che mi lamento, no? Dei tifosi. Però oggi do qualcosa ai ragazzi, ci hanno rubato una partita a mano aperta, perché il gol è inspiegabile, visto da 2 metri dietro. La linea della palla, dietro la linea della palla non è mai fuori gioco e l'ha messa sotto il set. All'ultimo, un calcio di rigore solare non dato. Adesso di che vogliamo analizzare? Volevo chiedere a voi, ditemi che cosa dobbiamo analizzare. Che se avevamo vinto eravamo bravi e mo siamo schiappe. Oppure non riusciamo a fare salte di qualità, dovete essere chiari pure voi, perché questo è talmente lampante. E poi mi sono rotto proprio le palle. Che il lavoro mio o della squadra deve essere in discussione per questi episodi. Dovete avere il coraggio di dirlo. Se posso essere simpatico o no, non mi interessa questo a me. Però è talmente evidente e solare quello che ho detto all'arbitro, che si deve rivedere, perché è inspiegabile. Se ci dà quello che ci aspetta e vinciamo la partita, siamo tutti bravi. Oggi che stiamo, tutti scarsi. Allora dovete fare tutti quanti pace col cervello. Questa è la mia considerazione che faccio. Adesso chiudo, vi ringrazio tutti e un grazie alla squadra, perché una squadra come questa che combatte, crea 7 palle col secondo tempo, bisogna solo che battegli le mani. Essere orgogliosi da questa squadra a disposizione. Punto, e qua mi fermo. Sono molto contento, diciamo che ultimamente ho la fortuna che il lavoro sta ripagando, sono molto felice di aver trovato il gol del pareggio. Se avessimo avuto un pizzico di fortuna in più, qualche episodio poteva venirci dalla nostra parte, c'è stato anche un rigore alla fine che non ci è andato, un gol regolare che ci hanno annullato, però l'atteggiamento della squadra è quello giusto. Non abbiamo mollato nulla, anche quando siamo andati in svantaggio, abbiamo continuato a giocare, quindi questo è l'atteggiamento che dobbiamo avere. Ecco, ti chiedo cosa comunque è cambiato anche in quest'ultimo periodo, no? Che comunque la squadra, al di là poi della mancata vittoria di oggi, anche per episodi, insomma, dimostra di aver intrapreso un percorso giusto. Sì, diciamo che il gruppo si è compattato, negli allenamenti ci troviamo benissimo tutti, quindi stiamo lavorando sodo, abbiamo ritrovato fiducia, abbiamo tutte le qualità per giocarcela con tutte. Ecco, ti chiedo personalmente se a questo punto ti aspetti anche un po' più di spazio, no? È vero che, come dire, quando metti la panchina fai praticamente sempre gol, però insomma credo che insomma, a questo punto puoi avere anche un po' più di spazio. Quello ci può stare, però diciamo che se ogni volta che entro 10 minuti segno, sono felicissimo per me e per la squadra. Quindi il tempo che mi farà giocare il mister, giocherò io, darò il 100% come faccio sempre. Ho chiesto spiegazioni alla Terna e Calderini non era in fuorigioco. Mi hanno risposto dicendomi che c'era un giocatore in fuorigioco che costruiva un difensore. Perché abbiamo fatto rivedere le immagini, in effetti Calderini parte molto dietro, era impossibile che fosse in fuorigioco, quindi ingiusto annullare, ma questo è successo. Per quanto riguarda il rigore, ne ho parlato anche con Nello, abbiamo rivisto e rivisto le immagini, era un rigore solare, c'era una mano larga. C'era stata già precedentemente, ma quella larga all'ultimo minuto di recupero era un rigore solare, ma non è stato fischiato purtroppo. Ecco, dato una gestione arbitrale anche nel primo tempo, no? Pensiamo che il primo a ammonire è stato Calderini, sul quale comunque erano stati commessi già diversi falli in precedenza. Ecco, al di là di questo, le chiedo, insomma, questo pari cosa sposta per la classifica dell'Arezzo, quanta amarezza c'è comunque? No, c'è amarezza, non voglio ritornare sul discorso arbitrale, già ne avevo parlato dopo Badesse, che secondo me abbiamo subito dei torti arbitrali, ma da inizio anno non ho mai visto una terna comunque che abbia mai arbitrato in favore dell'Arezzo, specialmente qui a Città d'Arezzo, tutti gli arbitri che sono venuti non c'è mai stato un arbitraggio equo, però rilevando questo io mi prendo la grande prova di squadra. La forza, l'inerzia che hanno messo nel voler recuperare questa partita e ribaltarla, probabilmente se fosse durata qualche minuto in più ci saremmo anche riusciti. Mi prendo questo, siamo lì ancora quarti, a un punto dal terzo posto, però credo che oggi abbiamo dimostrato di essere una squadra forte, quadrata e di essere finalmente una squadra che possa far bene da qui a fine stagione.